potete sostenermi in modo che così posso portarvi sempre nuovi contenuti. Vediamo un pochettino di cosa si tratta, che è successo e cosa possiamo fare. Comunque è un bel microscopio ottica e devo dire si presenta abbastanza bene. Allora, vediamo che ci sta in queste confezioni. Ovviamente qui c'è un tablet Windows, quindi è un po' cosa di cerchiamo di capire che guai a passare questo microscopio. Purtroppo vengono affrettati e i ragazzi si pensano che i soldi della scuola sono così, invece noi non capiamo che quando ci sfuggiamo qualcosa facciamo dei danni o facciamo a noi stessi, perché poi dopo paghiamo le tasse, paghiamo tutto. Vabbè, comunque non voglio starvi a morbare con queste cose che tanto ormai le conosciamo tranquillamente queste cose. Questo è un tappo di protezione che andava qua sotto, proprio ormai non c'è più. C'è anche un vetrino. Butterfly, Windows. Quindi un'ala di farfalla. Abbiamo pure un bel vetrino. Da poter vedere. Vabbè, vediamo un po' che c'è. Allora, a parte il piedino che si è staccato da qua sotto, ma qua ce ne manca uno. Possiamo anche introdurlo. C'è ancora la pellicola sopra, volendo si può anche togliere, però noi non tocchiamo, non lo metto. Questo funziona, gli obiettivi stanno a posto. Allora, vediamo un po' qui. Le ottiche ci passa la luce, qua ci vuole, vediamo un po'. È un binoculare con diottrina, oculare da 10x. C'è anche il simbolo che vanno bene per chi porta gli occhiali. Quindi, ok. Anche questo è un 10x. Poi ha. Vediamo cos'altro c'ha. Da come penso ci abbia una camera interna, perché se porto poi un tablet qui con la camera e tutto, penso che c'ha anche una camera interna. Comunque lo montiamo e vediamo un pochettino. Questa scopa macrometrica e micrometrica funziona, tavolino trasformatore funziona, condensatore di Amber funziona, la regolazione del condensatore, regolazione della luce. A livello meccanico sembra che funziona, poi dobbiamo vedere il resto. Ora lo montiamo. È un'ottica B290TB. Quindi questo qui andrebbe qua sopra, ecco qua. Eh sì, perché c'è un cavetto USB che va collegato alla camera, sì, ok. Quindi questo è un tablet con sistema Windows. Ecco qua. E poi ci sono due alimentatori. Quindi uno per il tablet e uno per
Sì, uno per il tablet e uno per il microscopio. Quindi PC 11 volts. Questo è 12 volts e questo qua inizia a volte, ecco qua. Cioè, certo, io è un po'... Cioè, segnaliamoli, no? Segnaliamo questi cosi qui su. Quindi così... Boh, a parte, vabbè, i connettori sono diversi, però... Se avessero avuto gli stessi connettori, sarebbero stati casotti. Quindi è tutto, quella alimentazione. Un po' troppo più, dal mio punto di vista. Poi potrei anche sbagliare. Ecco qua. Allora, accendiamolo. Eccolo qui, lo faccio vedere anche a voi. La luce, sapete. Allora, andiamo, mettiamoci in vetrino e osserviamo il vetrino. Poi devo dire sinceramente fatto abbastanza bene, dopo ve lo giro, ma non lo provo un attimo, ma perché lui mai che non l'abbia più. Però la luce è così forte che comunque si vede. Eccolo qua. Comunque vabbè, a vedere se vede, dai. Quindi, ora accendiamo il tablet e vediamo un pochettino. Come funziona. Tablet ottica gli oculari sono molto belli luminosi, belli davvero, è un bel modello, c'è una manovella che fa per questo coso. Windows in inglese ovviamente, quindi oh mamma, ok, qui c'è l'applicazione, quindi ci clicchiamo sopra. Ecco qua, sta partendo. Ottica Pro Virtual. Quindi sì. Ok. Ok. Vabbè, io ho capito già produzione e quant'altro. E vabbè, tutto quello che c'è da capire è stato già compreso, inclusa la camera eccetera eccetera, però non dice niente. Diciamo che non importa, l'importante è che funzioni. Ora però dobbiamo vedere come funziona. Ottica, ecco qui, eccola qua. Devo dire la verità. Ok.
Bella, la camera è abbastanza interattiva. Quindi ovviamente qua si può, il software può permetterla di registrare, regolare l'esposizione, il gain, tutto quello che c'è da regolare. Proviamo un'altra vetrina, va? Mi è venuta la curiosità. Proviamo un'altra vetrina. Provo uno dei miei OTS. Ok, ovviamente ecco qua, pure il cassettino. Questo è fatto direttamente da noi. Quindi chi lo vuole acquistare lo trova sul sito otticatelescopio.com. Vediamo un po', a me piace questo, che è molto colorato ed è bello da vedere. Sì, questo qui, l'ala della farfalla, sì, si vedono tutte le cose, però, non lo so. A volte anche i vetrini. Vediamo. Ecco qua. C'è un vetrino OTS, guarda qui. C'è. È stupendo. No? È per dire conto. A volte anche il vetrino fa il gioco suo, eh. Guarda. Cloud farfalla che si vedeva mezza copa, ma non giudico, perché poi alla fine non è il mio mestiere essere biologo o quello che sia, ma veramente, cioè questo con una pulita fatta, con una quindi microscopio, l'assistenza è stata risolta abbastanza celermente e come dire, funziona. È un bel microscopio, niente da dire, la verità, forse il vetrino che mi hanno dato non era proprio sta grande cosa. Vediamo un po' questo come si vede, la luce è molto bella chiara, limpida, devo dire la verità, però ecco qua. Pure questo è bello. Assistenza risolta. Scuola contenta. Un poco abbiamo sistemato. Questo è carino, però. Ma non perché l'ho fatto io. È carino. E questa cosa. E allora, lo giriamo di qua. E come dire, quindi assistenza risolta, tutto terminato. E ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per sapere i nuovi video. Sostenete Ottica Telescopio. Se volete sostenere fidandovi della nostra attività, quindi acquistando anche presso il nostro shop, come vedete, eccolo qui lo shop. Di qualcosa devo pur vivere, quindi ho bisogno che sostenete. Io vi farò di tutto per portarvi nuovi contenuti. Contenuti interessanti, parlando di microscopia, parlando di telescopi, elettronica e quant'altro. Poi vi parlerò di tanti altri progetti e vi dico soltanto che tutto quello che faccio è tutto collegato, quindi perché i telescopi, i nuovi telescopi, ecco, vedete, includono i telescopi smart, cosa fanno? Includono tecnologia, software, intelligenza artificiale, tutto quello che ora sta andando, sta uscendo, e sì, e quindi ecco. Però noi cercheremo di parlarne e vediamo un pochettino cosa ci offre, le novità che usciranno.
rinnovo i saluti e ci vediamo al prossimo video.